ideas or nightmares to white parents whose worst fear was a child with dyed hair and who likes earrings. Il film più recente in cui avete visto Shia LaBeouf è quello in cui ha interpretato John McEnroe. A soli 10 anni era già un attore professionista, a 14 una vera star televisiva grazie ad una serie della Disney, a 20 anni era uno dei giovani attori più ricercati di Hollywood, interprete con Megan Fox nella saga dei Transformers, due film con Lars von Trier e un Indiana Jones con Spielberg. Un grande successo, sì, ma poi c'è stato un cortocircuito. Dopo una serie di strambe performance artistiche, finite anche su YouTube, come quando ad esempio ha messo in diretta streaming per una settimana il proprio tracciato cardiaco, ci sono state le patenti sospese, l'alcol, le risse, fino alla riabilitazione ordinata dal tribunale. In clinica, Shia LaBeouf ha affrontato attraverso la psicoterapia la sua infanzia schifa, così la chiama lui, vissuta in un motel con un padre, ex clown di rodeo, tossico, nevrotico, duro, che era lui a mantenere con il suo lavoro di attore. Un rapporto che ha lasciato traumi e cicatrici, di quelle che alla fine impediscono una vita serena. E oggi, che Shia ha 33 anni, ha deciso di raccontare il suo travagliato vissuto in un film, Honey Boy, Dolce Bambino, che è poi il nomignolo con cui lo chiamava il padre. Io penso a darti forza. Siamo una squadra e lo sai che significa, sei una cazzo di star, è per questo che io sono qui. Sono la tua cheerleader, ragazzo. Ti fidi di me? Un bel film, intimo e cupo, che emoziona e in cui uno straordinario e irriconoscibile Shia LaBeouf recita suo padre. Tu menti. Io sono un sacco di cose, ma non un bugiardo, amico. Perché non mi tieni per mano? Un film che contiene una domanda che in un modo o nell'altro riguarda tutti. Quanto tempo ci vuole per staccarsi dal proprio passato, per fare pace con madri, padri e rilanciarsi nella vita? La sola cosa che ho ricevuto da mio padre, che abbia un minimo valore, è la sofferenza.